È una storia di un emigrante in terra di Germania, un ragazzo di Calabria che si è fatto la sua strada pian pianino andando a lavorare solo e a portare un pezzo di Calabria nella Germania. Con molti sacrifici, con molto lavoro e diciamo oggi possiamo dire ha dato un pezzo di Calabria alla Germania. Questo pezzo di Calabria è lo stesso che stare a casa. Questo è Massimo. È un ristoratore, è un pizzaiolo, è uno che si dà da fare, ha studiato, perché non è che le nozioni le conosce, le ha approfondite, le ha migliorate. Massimo, la Germania, come la vedi? Cosa ti ha dato la Germania? La Germania ha dato tanto. Ha offerto tanto lavoro, mi ha offerto un futuro, sono fatto una famiglia, diciamo che... Ti ha dato l'opportunità che tu purtroppo nella tua terra non hai trovato. È vero. E che meritavi, oggi, io da turista, da visitatore, dico, meritava di trovare la sua opportunità in terra di Calabria. L'ha trovata in Germania, offrendo una Calabria positiva, una Calabria vera, una Calabria sincera, e nei suoi piatti, nelle sue piattanze, nelle sue pizze straordinarie, da quel tocco di Calabria e quei gusti di Calabria, con la cipolla di Tropea, con il peperoncino, con tanti aromi e prodotti di Calabria, vini di Calabria, ho visto, e ti ha dato questa opportunità. I tedeschi apprezzano la Calabria? Tantissimo, tanto vero che ho tanti clienti che vanno anche in ferie giù in Calabria, Tropea, parecchi posti, e sono contentissimo. Sono fieri che proponiamo anche i piatti prodotti nostri, tipici. Il peperoncino di Calabria gli piace? Sì, lo chiedono i tedeschi? Assolutissimamente sì. Un tempo no, oggi l'hanno scoperto per i tedeschi. Sì, no, mangiano anche loro abbastanza piccoli. La cipolla la conoscono? Sì, l'anduia anche. La salsiccia. Ah, l'anduia. La nostra spianata calabrese, sì. L'anduia, la soppressata, insomma. Tutto. Quindi la Germania ha dato un'opportunità. Tu hai ripagato i tedeschi e l'utenza tedesca che viene da te, che apprezzano i tuoi gusti e diciamo le tue pietanze. Cosa diresti a un giovane calabrese che oggi in Calabria si forma di lottare duro in Calabria e creare un'attività se può, oppure di lasciare andare all'estero oppure al nord Italia per attivarsi a lavorare? In primis cercherei di combattere per la nostra terra. Bravo. Perché è molto importante. Bravo. Se si trova l'opportunità bene, sarebbe la cosa principale da fare. Da fare. Certamente. Altrimenti se non c'è. Altrimenti bisogna emigrare. Noi da parte nostra non possiamo che ringraziare Massimo e il suo staff del ristorante La Calabria, che è Calabria, il nome stesso, ma appena entri è scritto Calabria in grande e lì ti apre già il cuore, poi quando entri dentro ti apre il palato e i gusti di Calabria. E essere qui stasera in terra di Germania per me è essere a casa, essere in Calabria. Fa piacere. E ti ringrazio per i gusti che ci hai offerto, per le pietanze di ottimo livello. E un pensiero ai tuoi compaesani, anche colleghi pizzaioli, cosa vorresti dire? Anche visto che ci sono tanti calabresi qua in Germania. Tantissimi. Di lavorare sodo, tenere duro, lavorare bene e farlo col cuore. Bravo, bravo. Va benissimo, noi vi ringraziamo e da lì c'è un saluto in calabrese da Massimo. Tanti saluti, ciao ragazzi. Ciao e viva la Calabria! Sempre! Che buono!